Buongiorno a tutti, sono sempre io, sono sempre qui a rispondere alle domande che mi fate, molto interessanti. Vi prego ancora una volta, per cortesia, scrivete sotto al video di YouTube e non mandatemi per cortesia domande private su Facebook, perché purtroppo qualcuna la perdo e così non do una risposta completa, mentre invece se rispondete sotto al video le possiamo vedere tranquillamente, metterle in nota e quando siamo arrivati ad un certo numero decidere di fare un video come abbiamo fatto oggi. Allora, abbiamo questo Arthur che scrive: buongiorno dottore, buon pomeriggio dottore, vorrei chiedere cortesemente se esistono delle terapie che non siano farmacologiche che possono dare benefici a chi è affetto da fibromialgia, come ricostruire la flora batterica intestinale che è stata distrutta dall'assunzione per lunghi periodi di farmaci inibitori della pompa protonica, quelli che vengono chiamati normalmente i gastroprotettori. Come si possono sostituire quest'ultimo tipo di farmaci senza rischiare di avere altri danni? E qual è il dosaggio della vitamina D che lei consiglia agli uomini dopo i 50 anni? La ringrazio per l'attenzione, la grande gentilezza e tutto quello che fa, la ringrazio tantissimo. Allora, parliamo di fibromialgia, che è una patologia estremamente, estremamente complessa da affrontare. Ogni fibromialgia è diversa da un'altra, nel sesso maschile e nel sesso femminile. Ritorniamo subito al discorso della flora batterica. In effetti, i famosi inibitori di pompa protonica o gastroprotettori, perché gastroprotettori suona meglio addirittura da un punto di vista del marketing psicologico, sono sicuramente utili da una parte, ma fanno dei grossi danni sulla flora batterica intestinale. Quindi la prima cosa da fare è una ricostruzione della flora batterica che sia fatta in maniera corretta, cioè con l'utilizzo di prebiotici e di probiotici. I prebiotici sono quello che noi volgarmente in gergo chiamiamo il mangime del probiotico, cioè quello che gli serve. E sono fibre, fosfoligosaccaridi, acido butirrico, che è quello che nutre le cellule della mucosa del nostro gastroenterico, e poi a scalare abbiamo un lievito, posso anche fare il nome, io utilizzo l'Enterelle Plus, che si può utilizzare anche quando si prendono gli antibiotici perché ci dà un po' di protezione e non viene attaccato, a differenza degli altri probiotici, dall'antibiotico. Poi, subito dopo si utilizzano tutta una serie di bifidobatteri, e finito quello si utilizzano i lattobacilli. Ovviamente, la quantità, di tempo e la quantità della somministrazione vanno, Arthur, lei credo che mi capisca, vanno da persona a persona, perché sono tutte persone che hanno ognuno un caso a sé stante, e quindi c'è la persona alla quale lo darò per un mese, quella a cui la darò per 2 mesi, quella a cui la darò per 3 mesi, quella a cui la darò ciclicamente, perché va giudicato caso per caso.
molto utile è l'utilizzo anche della ossigeno-ozonoterapia nella fibromialgia. Abbiamo ottenuto veramente dei buoni risultati. Poi, che cosa c'è per sostituire l'inibitore di pompa protonica? Per sostituirlo esistono dei rimedi che sono rimedi naturali. Dovrei però avere davanti a me questa persona per vedere qual è il grado di reflusso gastroesofageo che ha, per sapere come fare. Quindi, a grandi linee, si può dire che si utilizza la fitoliquirizia prima di pranzo e si usa un particolare tipo di probiotico che è tipico delle zone gastriche, che è il Pylorex. Però ovviamente questo, come stavo dicendo, è da decidere da paziente a paziente, quindi non posso dirle lei ne prenda uno, lei ne prenda due, senza neppure conoscerla, non sarebbe tra le altre cose neppure deontologico. Alessandro mi ha chiesto anche un'ultima cosa. Ecco, quello che è il dosaggio della vitamina D. Allora, si è visto che la vitamina D funziona molto bene ad alte dosi, funziona benissimo ad alte dosi, e questo è molto importante. Quindi io dovrei, Arthur, dovrei conoscere il suo dosaggio di base, cioè senza che lei abbia assunto della vitamina D per almeno 15 giorni, io dovrei avere il suo dosaggio, in base a quello somministrarle la giusta quantità di vitamina D. Dopo 2 mesi si ripete il dosaggio, avendo l'accuratezza di interrompersi per 15 giorni per i tempi di dimezzamento della vitamina D, dopodiché si aggiusta la terapia. Ci sono degli studi tra fibromialgia e vitamina D che sono molto incoraggianti, per cui se lei fosse interessato mi faccia sapere un po' di più della sua patologia, perché giudicare così, oltre che, ripeto, poco deontologico, mi potrebbe facilissimamente indurre in errore. Chiudo questo video con la richiesta di iscrivervi alla nostra newsletter, perché così avrete tutti gli aggiornamenti. E per esempio venerdì di questa settimana, il giorno 27, abbiamo un incontro interessantissimo con la dottoressa Sobrio e avremo la possibilità di parlare di yoga, menopausa, osteoporosi ed alimentazione. Quindi una cosa estremamente ampia che prende milioni di donne in Italia e che quindi penso sia un tema gradito. Vi saluto tutti e ci vediamo al prossimo video, dopo che saranno arrivate le vostre domande. Grazie ancora e buona giornata.